Finalmente, più di un anno dopo, in un'intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Marco Materazzi rivela la frase che quella notte a Berlino scatenò l'ira funesta di Zinedine Zidane. «Preferisco la puttana di tua sorella. Sei parole abbastanza per far scattare la più nota reazione del 2006. Niente razzismo, niente vecchie ruggini, nessuno scontro di civiltà tra il difensore italiano di cattiva fama e il talentuoso simbolo della Francia multietnica. Solo sei parole molto scorrette, sgorgate improvvise dal profondo di un ragazzone in trans agonistica e forse in debito d'ossigeno. Era l'ultima partita della magnifica carriera dell'ex pallone d'oro ed era stata fino ad allora una magnifica serata per Zizou, che aveva giocato bene e segnato anche un gol. Poi il battibecco, una classica lite a palla lontana, e infine quelle sei parole e Zizou, accecato, caricò di testa. Reagì a una provocazione un po' cafona, come reagiva da ragazzino nelle strade di Marsiglia, quando lo deridevano per le sue origini maghrebine. L'arbitro all'inizio non vide, poi quel replay impietoso che tutto il mondo aveva visto lo costrinse a cacciarlo dal campo. La fine, come l'inizio, a Marsiglia, ma stavolta c'erano troppe telecamere.